Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Di Faccia e Di Profilo. Ospite di questa puntata un giovane regista e scrittore, Giuseppe Miale Di Mauro, nome... Sì, impegnativo. Impegnativo. Sì. Ciao Giuseppe. Ciao a tutti. E grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi per avermi invitato. È un piacere. Giuseppe, allora noi ci addentriamo un po' nella tua arte. Tu sei regista, sei scrittore, ma ti senti di più, regista o scrittore? Beh, allora devo fare una premessa. Che io sono nato come attore, nel senso mi sono diplomato in accademia d'arte drammatica come attore. Ho fatto l'attore per un po' di anni e poi ho deciso di smettere di fare l'attore e di passare a dirigere, sì. Sì, lo facevo già mentre facevo l'attore, ovviamente, però poi ho capito che la tua indole era più... Che la mia indole, però in realtà, ti devo dire la verità, in questo mestiere non sei tanto tu a decidere, ma quanto il mestiere a decidere per te, capito? Sì. Nel senso che, sì, perché è lui che decide dove riesci meglio, in un certo senso, no? E tu basta che te ne accorgi e poi prendi la strada arrivano i segnali assolutamente sì, poi li devi cogliere, c'è chi li coglie, almeno io credo di aver colto il segnale giusto, anche come dire suggerito da amici, no? Di quelli che ti stanno hanno visto vicino, come ti muovevi meglio e ti dicono guarda che insomma, concentrati anche... perché c'è tanta roba, c'è del talento, esatto, e quindi E quando inizia questo tuo percorso? Guarda, io mi sono diplomato in accademia nel 2001, poi ho fatto per una decina d'anni e più anche l'attore e nel 2012 in realtà ho deciso di smettere di fare l'attore, di non propormi più in realtà come attore, sì, e di concentrarmi appunto sulla scrittura che già c'era in precedenza e sulla regia che già c'era in precedenza. In realtà anche l'attore lo facevo prima di fare l'accademia, però sai, ho deciso di pensare come inizio della mia carriera il giorno in cui mi sono diplomato da allora, certo, c'è un po' di bagaglio, esatto, insomma, pieno di esperienze. Sì, ho deciso che quello è il giorno, diciamo, quando dovrò festeggiare la carriera, i 50 anni, sai come fanno tutti, no? Sì, dal 2001, anche esatto. Una bella data. Era anche una bella 2001. Data, no? Sì. Nuovo millennio. Sì. Senti, tu da che cosa ti lasci ispirare per quanto riguarda le cose che scrivi o anche i pezzi di teatro che decidi di dirigere? Che cos'è che deve avere di importante, di bello per te per dire sì, voglio curare la regia di quest'opera? Questo è molto particolare perché spesso fai degli spettacoli che partono da te, proprio come creazione anche mentale. Altre volte invece capita di fare degli spettacoli che ti vengono proposti e quindi a un certo punto li fai diventare tuoi, no? Quelli che invece partono da me, devo dire che per rispondere a questa domanda penso a quello che ho fatto velocemente e mi viene da pensare che io ragiono molto su quello che mi succede intorno. Sono uno che si guarda molto intorno e osservi molto e quindi... E spesso vengo colpito da alcune cose che sono l'embrione poi di uno spettacolo. E infatti ultimamente anche sto lavorando molto sul riportare alcuni classici del teatro che sono universali, che certo, sono di sempre, che non hanno tempo. Evergreen. Sì. Però sto provando a portarli proprio in un contesto molto contemporaneo perché magari alcune cose che capitano nella mia vita quotidiana mi fanno pensare a quel testo, mi fanno pensare a Shakespeare, mi fanno pensare a Scarpetta o per parlare proprio dei poli opposti, no? E quindi provo a prendere molto spunto da quello che mi accade attorno, dalla vita, anche perché voglio dire, dico una banalità, però il teatro è la vita, no? È la rappresentazione della vita. Quindi certo. Ce lo dicono i grandi scrittori, i grandi drammaturghi, i grandi registi, no? Le grandi opere. Certo. Tu hai fondato una cosa molto bella che è il Nest. Sì. Quindi, non da solo, un bel gruppo, una bella compagnia. Di che cosa si tratta? Che cos'è? Il Nest è un'esperienza incredibile. È un'esperienza perché insieme a un gruppo di persone
che adesso citerò perché ovviamente è giusto, perché senza tutte queste persone il Nest non potrebbe mai esistere. Il Nest è un avamposto teatrale in un luogo difficile di Napoli, nella periferia est di Napoli. Perché tu sei napoletano, tra l'altro. Io sono proprio di San Giovanni a Teduccio, dove nasce il Nest, che è questo... diciamo che questa periferia proprio attaccatissima tra l'altro alla città, tra il Nest e la stazione centrale di Napoli ci sono 5 chilometri credo, quindi insomma pochissimo, e purtroppo San Giovanni a Teduccio è un luogo conosciuto più che altro per casi di cronaca nera, certo. Insomma ultimamente ci sono fatti di cronaca purtroppo negativi relativi alle famose stese, no? E per anni San Giovanni comunque è stato un quartiere noto ai più per morti ammazzati, faide di camorra, insomma. Quindi l'idea di aprire un teatro in questo luogo di per sé era già meravigliosa. E noi, che io e un altro dei soci, che è Francesco Di Leva, siamo di San Giovanni, l'abbiamo vista proprio come l'alternativa alla strada per tutta una serie di ragazzi, no? Certo. E noi, per esempio, come spot del Nest, che adesso lo guardiamo, abbiamo appunto abbiamo deciso di utilizzare la cronaca nera a vantaggio del teatro. Guardiamo lo spot, guardiamolo, esatto, insieme. L'unica arma è la cultura. Eccolo. Eh sì. Una pistola che viene tagliata, sì. Un po' come il gioco di forbice sasso. Cioè, assolutamente. Quello lì. No, tra l'altro, il primo anno, il secondo anno, non mi ricordo, di abbonamenti che noi, sì, facciamo di stagione teatrale, abbiamo fatto un abbonamento proprio a forma di pistola, sì, e quindi praticamente per ogni spettacolo che lo spettatore vedeva veniva tagliato un pezzo di pistola che era molto bello dello spettacolo, molto quindi alla fine praticamente l'intera stagione aveva cancellato questa pistola. Che bello, quindi, bello. Da quant'è che c'è questo? Ecco, il Nest nasce da un'avventura particolare, cioè nel senso io, appunto, Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo e Giuseppe Gaudino, insieme anche ad Andrea Vellotti, eravamo tutti all'interno di uno spettacolo che era Gomorra, lo spettacolo tratto da bestseller di Roberto Saviano, ovviamente. Libro, da romanzo. Sì, che noi, voglio dire, questo spettacolo è nato prima del film, molto prima della serie, no? Cioè, nel senso, abbiamo girato tutta l'Italia, ma anche l'Europa. Siamo stati anche, il libro è uscito nel 2007, se non sbaglio, e noi abbiamo cominciato il nostro giro teatrale nel 2007, perché abbiamo cominciato a lavorare sulle bozze del libro. Mm-hmm. Cioè, conoscendo Roberto in un'altra occasione, lui ci aveva concesso appunto di leggere le bozze del libro, e quindi noi da lì siamo partiti, insieme anche a Mario Gerardi e a Ivan Castiglione, siamo partiti con appunto questa avventura meravigliosa che è stata Gomorra, certo, in giro per l'Italia. Abbiamo fatto più di 500 repliche dello spettacolo. Mamma mia, tantissime. Sì, tantissime, veramente. E all'epoca ovviamente... Devi immaginare che noi andavamo al nord a parlare di Terra dei Fuochi, no? Per esempio, certo. Pensa però nel 2006, nel 2007, e andavamo a dire appunto al nord che al sud venivano sversati i rifiuti del nord, ed era una cosa che al pubblico del nord colpiva molto. Perché ovviamente loro non pensavano, cioè si sentivano anche colpevoli, colpevoli, no? Colpevoli in qualche modo, certo. E devo dire, lo spettacolo era un'esperienza incredibile, ma aggiunta a questa esperienza bellissima dello spettacolo c'era l'esperienza dell'incontro col pubblico, perché noi quasi per ogni piazza in cui siamo andati a fare lo spettacolo c'era una richiesta di incontro col pubblico, perché il pubblico aveva all'epoca la necessità di saperne di più, di capire, sì, di capire, sì. Cioè, avete fatto anche informazione oltre a fare un pezzo di teatro. Ma guarda che all'epoca era veramente qualcosa che non si sapeva, sì. Quando per esempio si dice
Ma vabbè, Saviano cosa ha fatto? Ha scritto quello che sapevamo tutti. Non è vero, cioè nel Non è senso, vero. non è vero perché noi l'abbiamo visto proprio sulla nostra pelle, che la gente non sapeva, non si sapeva nulla. Cioè, quando noi andavamo appunto al nord a fare lo spettacolo, c'era proprio una sete di conoscenza. Magari pensavano è una cioè, semplicemente una cosa scritta teatrale, ma è vera questo che No, ci poi raccontate? ovviamente il Qualcuno magari. libro, quando noi abbiamo cominciato a girare, il libro ha subito venduto tantissimo, no? Certo. Quindi è stato Sì, è un boom stato di un boom vendite, incredibile. esatto. Quindi tutti l'avevano quasi già letto quando venivano a vedere lo spettacolo. Però il libro era quasi come se il libro e lo spettacolo non bastasse alla loro sete di Di conoscenza conoscenza, di di sapere questi queste fatti, cose. capito? E Sì, quindi sì, sì. avevano bisogno di questi incontri in cui, devo dire, erano interessanti, erano lunghissimi tra l'altro, degli incontri, cioè lo spettacolo durava 2 ore, ma l'incontro altrettanto, Mamma mia. dopo lo spettacolo Sì, tra sì, sì, l'altro, sì. Quindi che grande curiosità, grande c'era una grandissima interesse. Al curiosità nord è al questo. nord. È E incredibile. infatti noi ne abbiamo fatto tantissimo di nord perché c'era proprio una voglia di vedere lo Quindi con spettacolo, grande teatri piacere. stracolmi, Bello, bello. gente. Senti, invece, sempre a proposito del Nest, No, scusami, appunto. stavo dicendo Sì. che in quella tournée, perché poi abbiamo parlato di Gomorra ma non del Sì. Nest, in quella tournée ci siamo conosciuti. Meglio, alcuni di noi ci conoscevamo già, però avevamo fatto degli spettacoli insieme, insomma, Sì, il avete gruppo si è affinato la. formato Ecco. durante queste 500 repliche Ah, di Gomorra e lì avete e alla deciso. fine di questa tournée meravigliosa di Gomorra ci siamo detti, noi dobbiamo aprire uno spazio dove continuare questa Ecco, nostra forza di unione. ecco. E lì unite anche tanti giovani, anche del territorio, giusto? Assolutamente sì. Quindi ha una funzione anche sociale questo Assolutamente sì, spazio. assolutamente sì. Noi crediamo che la funzione sociale ce l'abbia già il fatto che ci sia un teatro Sì, all'interno di un sì. luogo Certo. come San Giovanni a Teduccio, però è chiaro che lo consideriamo anche un'alternativa appunto alla strada, come ti ho detto prima, per Sì, molti per giovani che molti. non conoscevano delle alternative, Sì. perché lì, in quei quartieri lì, spesso si cresce pensando che non ci siano alternative a un certo tipo di vita, no? Noi invece abbiamo provato a darle e devo dire che Com'è la invece risposta, la ecco? risposta è meravigliosa perché c'è proprio invece la voglia di avere un'alternativa. Guarda, Bello. I ragazzi sono molto giovani, com'è ti il faccio un target? esempio, sì, sono tutti molto giovani, faccio un esempio che io considero emblematico, nel senso noi lavoriamo anche con persone, per esempio, appena venute fuori dal carcere minorile, per esempio, no? Proviamo a inserirle al lavoro, proviamo a lavorare anche in questo senso. E appunto uno dei ragazzi che sta con noi è stato anesita per un periodo e poi è uscito, ha cominciato a lavorare al San Carlo, sempre tramite noi, poi è venuto al Nest, ha cominciato a lavorare con noi al Nest e poi a un certo punto è entrato all'interno di uno spettacolo. E la prima volta che ha fatto lo spettacolo, cioè la prima assoluta dello Assoluta. spettacolo, era dietro le quinte, molto emozionato, prima di entrare in scena, Immagino. e disse agli amici che stavano lì, anche loro in attesa di entrare in scena, disse: sono molto più emozionato di quando ho fatto la mia prima rapina. Che Mamma mia. mi Che sembra un. si è misurato con una cosa, con la sua emotività a quel punto, No, ma davvero, soprattutto mi sembra con la sua. emblematico di quanto il teatro possa Possa veramente cambiare anche in bene cambiare le le persone. persone. Sì, io ci credo moltissimo. Noi È una forma come di terapeutica collettivo davvero Nest ci crediamo efficace. veramente molto, veramente molto. Che bello, è meravigliosa questa cosa. Sì, io la Meravigliosa. racconto perché mi sembra proprio emblematica Sì, 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 sì. cioè, capito, per raccontare quanto comunque, nel nostro Funzioni. piccolo ovviamente, Certo, perché poi però è dalle piccole cose che ognuno si. deve fare il suo, no? Per Certo. cercare di aiutare queste persone, per cercare di creare delle alternative. E devo dire che in questi quartieri a rischio, San Giovanni, ma anche Ponticelli, come Scampia, come Sì, Barra, insomma, questi ce ne quartieri sono difficili, diversi. in questi quartieri difficili le associazioni che lavorano sul territorio ce ne sono tante che lavorano benissimo. Noi, per esempio, collaboriamo
con un'associazione appunto che lavora sul territorio da ormai più di 20 anni, che è Gioco Immagini e Parole si chiama, che abbiamo, come dire, abbiamo deciso di intraprendere questa strada del NEST insieme. Nel senso, il NEST siamo noi come collettivo NEST, unito a questa associazione che agisce sul territorio, che si chiama Giochi, Immagini e Parole. Quindi veramente è una famiglia allargata. È una famiglia allargata in cui veramente il teatro è una parte fondamentale, che però è una parte di questo grande contenitore che vuole essere il NEST, in cui succedono tante cose per i giovani del quartiere, ma anche per quelli non del quartiere. Cioè, nel senso, è un punto poi, di riferimento, sta diventando. Sì, ma perché ormai poi tenere vivo un posto del genere, in un quartiere del genere, è già un... Sì, un successo, un traguardo raggiunto. Sì, ma anche proprio per il quartiere. Infatti, infatti il quartiere è felicissimo di questo del NEST ed è disponibilissimo. Noi l'anno scorso, per esempio, abbiamo fatto uno spettacolo per il Napoli Teatro Festival, siamo usciti dal NEST come spazio teatrale e siamo andati a farlo in un luogo che si chiama l'846, che è un luogo praticamente un po' difficile, no? Uno di quei luoghi molto difficili, è un quadrilatero particolare, molto chiuso, tant'è che i palazzi di questo quadrilatero formavano una specie di anfiteatro urbano, no? In cui noi in mezzo ci siamo messi a fare questo spettacolo con tutti che guardavano dai balconi. Quindi, inquietante anche come no cosa. però bello. Ma la cosa incredibile è che noi siamo arrivati lì pensando, sai, di dire, però ora arriviamo in questo luogo, stiamo anche di sera a fare le prove con le luci, che la succederà, musica, ecco, che... magari diamo fastidio, magari... E invece abbiamo avuto un'accoglienza meravigliosa. Nessuno vi ha mai infastidito? Qualcuno? Ma infastidito? C'era la gente che preparava le teglie di lasagne e ce le tirava giù dal balcone, per farci mangiare, per farci bere. Noi, vabbè, il grande cuore delle persone di Napoli. La bellezza di un'alternativa. Cioè, loro avevano gli occhi lucidi e dicevano: non ci abbandonate. Tornate a fare teatro qui, non vi dimenticate di bellissimo. Noi. No, ma guarda, è una bellissimo. Cosa meravigliosa. Tu pensa che ovviamente noi per legge, poi lo facevamo col festival, quindi con un'istituzione molto importante, siccome avevamo tutte le nostre attrezzature, abbiamo chiamato la vigilanza, no? Certo. Ma loro dicevano: ma non c'è bisogno. Vi controlliamo noi, siamo noi da balconi a guardare, che non succede niente. Beh, da lì funziona diversamente. No, nel senso che c'era proprio una protezione. Sì, ci siamo sentiti protetti e accolti bene, perché c'è proprio voglia. Poi è successa una cosa molto bella, perché questo posto dove noi siamo andati a fare lo spettacolo era un campetto di calcio sgangherato, dove i bambini giocavano a pallone come potevano. E allora noi, per lasciare un po' il segno di questo nostro passaggio, insieme al Comune di Napoli, abbiamo messo a posto questo campetto. Quindi abbiamo comprato le reti nuove, sistemato alla meglio il campetto, un secondo regalo gli avete fatto. E quindi praticamente molto bello. Per essere attivi proprio su questo territorio. Molto bello, il teatro che va veramente oltre. Sì, assolutamente. Tu, oltre insomma, giustamente a questa bellissimo progetto, una giusta causa, insomma, che fai insieme ai tuoi compagni d'avventura, spazi anche da una cosa all'altra per quanto riguarda il teatro, no? Dal teatro un po' più classico, come per esempio quello di Otello. Certo, ok, sì. Adesso guardiamo il trailer di uno spettacolo. Andiamo insieme. Oh,
Bene, tu qui hai fatto l'adattamento, anche la regia, anche la di che regia. Cosa... Sì, ecco. Sì. Prima di parlare dell'Otello, se mi permetti, sì. Volevo, per chiudere diciamo, il discorso onesto, citare anche delle altre persone che... Sai perché faccio i nomi? Perché è importante farli, perché certo. Sono fondamentali per mandare avanti questa struttura. Questo progetto, certo. Tra l'altro, una delle nostre più attive collaboratrici è Carla Borrelli, che è beneventana. Che è di Benevento. Che noi sì. Certo conosciamo certo. Molto. E poi c'è Valeria Zinno, c'è Valeria Iello che è il nostro ufficio stampa, c'è Carmine Luino e c'è Giovanna Napolitano e poi c'è Carmine Guarino che è il nostro scenografo, che sono tutte è importante citarle queste persone perché veramente il nest siamo tutti noi, tutti certo, cioè certo. Ognuno tutti giovanissimi poi sì, no? Tutti ragazzi, sì, ma ognuno ha un suo ruolo fondamentale all'interno del nest, senza il quale il nest non andrebbe avanti. Sì, è come un motore di una macchina, no? Cioè, o come il corpo certo. Umano. Certo. Restando invece ad Otello, sì. Allora, lì, ecco, com'è stata questa esperienza? Ma guarda, un classico... Sì. Sì, mi aggancio a quello che ho detto prima, cioè nel sì. Senso, questo spettacolo Otello ha un sottotitolo che è colpevole di femminicidio, perché praticamente noi abbiamo lavorato a questo spettacolo... partendo dalla voglia di raccontare una storia di femminicidio. Sì. Quindi, che è attualissimo, tra che è attualissimo, l'altro. Perciò ti dicevo, sempre guardandoci intorno, no? Sì, sì, sì. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso questo grande classico, lo abbiamo un po' svuotato di alcuni temi importanti dell'Otello, quale il razzismo o anche certo. L'aspetto militare, no? Che è molto forte nell'Otello, e ci siamo concentrati un po' sul rapporto uomo-donna, sia quello tra Otello e Desdemona, ma anche quello tra Iago ed Emilia. Anche Emilia è un'attrice beneventana, per esempio, che è Viviana Altieri. E, insomma, Benevento è molto attiva. Sì, è molto attivo anche all'interno c'è del questa Nesto, bella fusione, sì, mi fa piacere. Ebbene, no? Certo. Sì, certo, ecco meno. E appunto, quindi ci siamo concentrati appunto sul rapporto uomo-donna ed è venuto fuori uno spettacolo molto attuale sì. Appunto in cui... il tema del femminicidio era secondo me più forse del femminicidio la misoginia era già molto forte nell'Otello, no? Tra il rapporto tra Iago, tra Iago e Emilia, no? Era molto forte, quindi è da qui che è venuta fuori questa idea e lo spettacolo noi l'abbiamo fatto in questo in questa bellissima iniziativa del Teatro Bellini di Napoli che sì. Era il Global Shakespeare, una cosa meravigliosa. Tu pensa che un evento su Shakespeare praticamente. Un evento su Shakespeare, ma da un'idea di Gabriele Russo, che è uno dei tre fratelli Russo che sì. Adesso gestiscono il Teatro Bellini. E loro cosa hanno fatto? Non so se conoscete il Teatro Bellini, che è uno dei teatri più belli di Napoli, all'italiana, certo. Si dice, c'è quel detto che dice il San Carlo per la grandezza e il Bellini per la bellezza. Per la bellezza, no? È vero. E cosa hanno fatto? In questo teatro ottocentesco, bellissimo, all'italiana, hanno completamente tolto le poltrone della sala e hanno allungato questo palcoscenico con una struttura di legno meravigliosa, sì. Creando una sorta di globe theater, no? Quello shakespeariano per eccellenza. Infatti il pubblico hanno stravolto tutto, era meraviglioso. Il pubblico era tutti sui palchetti o sì. Seduti in sala come al Global, cioè su queste panche, sì, insomma, sì. Intorno al palco. Intorno alla scena. E, ed era molto bella perché praticamente c'erano sei registi e sei compagnie che facevano due a sera lo spettacolo, quindi noi dividevamo per esempio il palco quella sera con un'altra compagnia diretta da Francesco Saponaro che faceva Racconti d'inverno, quindi c'era una commedia e una tragedia ed è stato bellissimo. Dalle immagini che abbiamo visto veramente era un'esperienza molto, molto meravigliosa, veramente meravigliosa. Quante cose che racconti anche dai tuoi occhi, si vede che hai tanta roba da raccontare, no. Adesso però prima sì. Di c'è un pochettino di pubblicità e ci vediamo tra pochissimo, è doveroso. We'll be right back.
Eccoci ritornati in studio con Di Facce di Profilo, con Giuseppe Miale, Di Mauro. Stavamo chiacchierando sì. un po' anche così nel fuori onda, continuiamo a parlare dell'Otello che abbiamo appena sì. visto. Sì. Mi volevi ricordare un po' gli attori? Sì, ma perché è fondamentale, anche perché il teatro senza gli attori non esisterebbe. Quindi, capito, quindi allora, c'erano. C'erano ed erano meravigliosi. Io tra l'altro sono un regista che ama moltissimo gli attori. Crede molto nel lavoro degli attori. Ma per forza. Sì, e no, nel senso che il teatro di regia a volte le ha un po' messi in disparte, gli attori li ha utilizzati, no? Mm-hmm. Mentre invece io credo che il teatro debba fondarsi sugli attori. E oltre alla compagnia Nest, sì. appunto c'era in scena Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo, Giuseppe Gaudino e Andrea Vellotti, c'erano anche Viviana Altieri, come ho detto prima, Beneventana e Martina Galletta. E insieme a noi c'erano 10 ragazzi che sono i Giovani Onest, che sono questa compagnia che noi stiamo provando a formare. Dei ragazzi? Di ragazzi. Del sì, posto, della siamo, strada, possiamo della, dire. Sì, 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 sono dei ragazzi che stiamo provando a formare e che stiamo provando a formare anche proprio sul campo. Quindi abbiamo inserito alcuni di loro nell'Otello, alcuni di loro in altri spettacoli, di cui adesso forse parleremo anche. Proprio perché crediamo nel lavoro laboratoriale, no? Certo, verso i però, ragazzi, però si va oltre, si teatro, va anche in scena. Il teatro è artigianato, quindi lavorare proprio sul campo, sul palcoscenico sì, sì. è la cosa più importante. Ci sta, se no che facciamo? No, è fondamentale, sì. è fondamentale. Ma per dare anche quella grinta, no? quella voglia di andare avanti. E loro sono meravigliosi, cioè loro sì. sono una delle vittorie più belle che abbiamo avuto noi come compagnia Nest dall'Otello e che ci dicevano, appunto ci dicevano incredibile come i ragazzi non sembrano dei ragazzi, cioè non sembrano degli attori professionisti, sembrano degli attori formati già professionisti. Vedi. Cioè loro hanno una grande indole da professionisti, cioè nel senso sono entrati veramente nella parte adesso, sì, sono proprio ci credono, hanno il rigore dei professionisti, capito? Che quello non è neanche una cosa che magari gli abbiamo insegnato noi, magari gli abbiamo trasmesso noi, però non è che gli abbiamo detto il professionista si ma anche perché non così. Si può insegnare, ecco, sono delle cose. Però loro è incredibile il rigore in scena, il rigore durante le prove. Noi siamo molto orgogliosi dei nostri direi, ragazzi. Molto molto bello sì. quello che fate. Andiamo avanti perché questo viaggio con Giuseppe continua nel certo. teatro e andiamo a vedere il trailer di Love Bombing. L'ho detto sì, bene? Sì, penso di sì, ma è il mio inglese. Wow. Guardiamo il video. Conosci gli ebrei? Ecco, noi siamo i nuovi ebrei. Mama, take this bag off of me. Che senso ha restare barricati qui dentro con la speranza che un giorno tutto questo possa finire? E anche se dovesse finire, quale potrà essere il mio nuovo equilibrio? Feel like I'm knocking on heaven's door. Ecco, anche qui tu hai utilizzato effettivamente la vita vera. Sì, perché c'è uno spaccato di quotidianità, di attualità, che è praticamente l'Isis, no? Nonostante tu hai scritto e curato la regia intanto di quest'opera. Sì. L'opera è assolutamente distopica, nel senso che noi abbiamo immaginato che l'Isis riesca nel suo intento, cioè quello sì. di conquistare l'Occidente. Quindi abbiamo immaginato che ci sia, come dire, ci siano delle persone che sono costretti a sopravvivere a questo nuovo genocidio, no? Sì. Cioè, c'è una battuta del testo che dice ti ricordi gli ebrei? Che dice, e dice sì, me li ricordo, noi siamo i nuovi siamo ebrei. Siamo i nuovi quindi, ebrei. C'è una storia che si ripete. È la storia che si ripete. Un po' così. E
E quindi ci sono questi cinque uomini che vivono in questa specie di sottoscala, insomma, in questo luogo chiuso. Scenicamente, una sorta di bunker, ti una sei sorta immaginato. Di bunker. Era molto interessante la messa in scena dello spettacolo, me lo dico da solo, però nel senso... ora spiego perché dico questo, perché insomma la scenografia era, aveva un tetto molto ribassato e quindi gli attori erano costretti per tutto il tempo dello spettacolo, circa 2 ore, a recitare piegati. Piegati, infatti. E dà anche un senso di oppressione. Di grande oppressione, ma è anche un ciclo involutivo... Dell'essere umano. Dell'essere umano, modo, no? Torna... Cioè, nel senso che torna a quella... a quella postura e quindi abbiamo immaginato questo e l'abbiamo fatto non tanto per parlare dell'Isis, si parla molto poco dell'Isis o della religione, no? Delle guerre di religione, ma più che altro abbiamo utilizzato questo stratagemma per raccontare un po' la condizione umana. Anche l'abbrutimento. L'abbrutimento umano, cioè il restare umani. Tant'è che sì. A un certo punto dello spettacolo succede che comincia uno scontro interno tra di loro. Tra loro. Una sorta di cannibalismo. Esatto. E il Mujahideen, che viene appunto rapito in questa uscita per il cibo, per cercare il cibo, diventa spettatore di questa lotta, tra gli umani. Quindi, infatti, addirittura lui a un certo punto esce fuori dalla scena, si libera in maniera ovviamente onirica rispetto alla messa in scena, si libera, esce dalla scena e li guarda da fuori, proprio perché noi abbiamo cercato di, attraverso questo spettacolo, di indagare un po' sulla condizione umana. E sul tentativo estremo di alcuni rispetto ad altri di restare umani di fronte a certe situazioni, cose drammatiche, certe condizioni. Sì. Molto molto attuale, molto bello. Oltre alle cose drammatiche però, ti sei anche divertito, no? Con Viaggio Izzo. Certo, ma il teatro è a 360 gradi, sì, no? Sì. Ma io non credo e non mi sento... Solo in un filone, no? Sì, solo in un filone. Ti piace, nel senso, a me piace proprio cercare di sperimentare, di andare a confrontarmi. Il bisogno appunto, di fare più cose. Sì. Hai fatto di che ti manda Picone, sì, con Biagio Izzo. Adesso guardiamo anche il trailer, perché ce l'abbiamo. Sì, sì. Signor Picone. Dica. Voi sapete che cos'è la casta? Siete voi che non sapete quanti soldi ho perso. Casta. Io là e non stava mai là. Viaggio Izzo, sono tanti anni che tutti si chiedono chi è Picone, mi manda Picone. E noi, per cercare di chiarire questa enigma, abbiamo portato in scena Di che ti manda Picone. Tutti, non so se vi ricordate il film di Nanni Loi, dove quest'uomo, Pasquale Picone, si diede fuoco perché licenziato dal Sider, eccetera, davanti a questo bambino piccolo. E questo bambino piccolo adesso è cresciuto. Sono io, Antonio Picone, 50 anni dopo. Uno basta poco che prende una decisione sbagliata, si trova a scontare, dunque la si tratterebbe di peculato, truffa, danni dello Stato, appropriazione indebita, moltiplicata per 4, con l'aggravante dell'ingente entità. Un'opera tragicomica in tutti i sensi. Tragicomica, detto bene, molto divertente, perché poi l'amore, il fantasma, il fantastico, le corruzioni, sono tutte cose molto divertenti e vincenti in teatro. C'è un sottotesto forte, perché rispecchia un po' quello che succede, che sentiamo nei telegiornali, corruzione, hanno proposto per mazzette, soldi, eccetera, quindi rispecchia molto la vita attuale. Un uomo che non è legato al potere. Al denaro. No, aspetta, è via di presso, una cosa io potere, una cosa io denaro. O denaro a me mi sono attaccateci su, ma no. Ecco, questo era un video ovviamente tratto da un servizio del TG1 che abbiamo preso in prestito. E insomma, ha lavorato con Biagio Izzo. Com'è questa persona e questo personaggio? Com'è stato lavorare con lui? Lui è un fuoriclasse della comicità, cioè sì. È proprio un fuoriclasse. E da questo punto di vista c'è molto da imparare da lui. E insieme a lui ci sono degli attori che sono altri fuoriclasse di un certo tipo di teatro, come Mario Porfito, e in scena c'è anche Rosa Miranda. Io nomino sempre tutti gli attori. L'ho notato, ma te li ricordi tutti, tra me l'altro? Me li ricordo, ma certo, io ti ho detto che li amo, cioè, quindi hai capito? Certo che me li come ricordo. Puoi, certo. C'è
Antonio Romano, c'è Agostino Chiumariello, c'è Arduino Speranza, e c'è anche Felicia del Prete, Lucio Aiello, che è anche l'autore del testo, mm-hmm. che aveva scritto una prima parte di testo insieme ad Elvio Porta, che è l'autore del film di Nanni Loi, Mi manda Picone. Lucio Aiello aveva scritto una prima parte di testo insieme a Elvio Porta, poi Elvio Porta è morto purtroppo e ha continuato la stesura del testo Lucio Aiello da solo. Infatti questo spettacolo, Biagio lo dice tutte le sere, è in memoria proprio di Elvio Porta, che è venuto a mancare poco tempo fa. Io quando mi hanno chiamato per fare la regia di questo spettacolo ho anche un attimo dubitato, perché mi sentivo forse fuori luogo, no? Non mi sentivo all'altezza. Comunque ti ho detto, lui è assolutamente un fuoriclasse della comicità, quindi non sapevo bene. Poi sai, lavorando sempre con gli attori della tua compagnia, in cui ci si capisce guardandosi, insomma, stabilire un feeling comunque con un artista già magari sì, era una sfida, no? E quindi io ho detto no, però me la voglio giocare, cioè me la voglio, e sono felicissimo di averlo fatto per lo spettacolo, ma anche per il rapporto che si è creato, perché c'è anche Rocío Muñoz Morales nello spettacolo, che è un bel vedere anche, sì, che tra l'altro è già il secondo spettacolo che facciamo insieme, perché avevamo fatto l'anno prima un altro spettacolo, Certe notti, che era un testo di Antonio Grosso che molto molto bello, che aveva questa prima parte di commedia giovanilistica, però era ambientata nella casa dello studente dell'Aquila il giorno del terremoto. Quindi praticamente ad un certo punto arrivava il terremoto e quindi questi ragazzi rimanevano bloccati, e quindi c'aveva questo epilogo. Insomma, poi l'attualità c'è sempre nelle cose che c'è sempre. E dicevo, Biagio è una persona meravigliosa, cioè veramente è così come lo vediamo, così come, ma anche meglio, anche cioè meglio. Nel senso cioè io penso che non riesce a venire fuori tutto, perché è proprio uno che dà molto sia come persona ma anche proprio come attore. Io ti dico, cioè lui quando abbiamo cominciato le prove stava girando il film di Capuano, e cominciava sul set alle 6 del mattino, finiva alle 6 del pomeriggio. Cominciavamo le prove alle 7 di sera e finivamo a mezzanotte. E lui era il primo a salire, a scattare dalla sedia, a provare. Poi praticamente dice l'85% delle battute del testo e sapeva la memoria subito. Insomma, è proprio un innamorato. Un fenomeno, davvero. Sì, è un innamorato di questo lavoro, di questo mestiere, e lo fa con una passione da ragazzino. Da ragazzino, ma si vede che c'ha quest'animo molto, insomma, e poi fanciullesco. È divertentissimo. Sì. Immagino anche di persona, è sì, così. Nei momenti in cui non facevamo le prove, lui raccontava delle cose, cioè nel senso io mi sono molto divertito, io anche durante le prove ridevo tantissimo, anche perché poi loro sono degli attori che se io durante le prove, poi tante cose non le abbiamo messe nello spettacolo, però li lasciavo fare, perché loro inventavano di tutto, cioè erano dei momenti comici, ma dei spontanei. Momenti comici bellissimi, che andavano ripresi per poi tenerli, è un peccato averli persi, cioè ce li siamo goduti solo noi della compagnia. Per pochi spettatori, però per bellissimo. Pochi. È una bella esperienza, proprio immagino. Una bella esperienza. Tra le tue bellissime esperienze ce n'è anche un'altra. Questa qui, tu hai fatto una cosa, scritto, curato la regia a quattro mani con Diego De Silva, un altro grande scrittore napoletano. Sono fortunato, guarda quante... sono fortunato. Che bello. Guarda, facendo questa intervista mi sto rendendo conto quanto sono fortunato. Ti stai ricordando un po' di cose. No, quanto sono fortunato, cioè nel senso... perché Diego stiamo parlando di un altro... fuoriclasse. Il papà di Malinconico. No, vabbè, allora, tu devi pensare, tu immagina cosa significa per una persona che è assolutamente fan. Sì, capito? E qua ci sa che siamo in due. Siamo in due, sì, ce lo siamo detti anche prima, nel senso che, sì, cioè che assolutamente fan della scrittura di Diego. E poi lì lo vai ad incontrare e addirittura poi ci lavori insieme, cioè una roba... È meraviglioso. Meraviglioso. Con lui avete curato Gli Onesti della Banda. Sì. Dovrebbe esserci una clip, poi dopo la commentiamo. Vediamo un po'. Ma che fai?
Scherzi, tanto che ti frega di Giulia, no? Oh, tu sei a Milano, c'hai il tuo lavoro, il segreto d'ufficio, non si può dire mai niente. E tu per me non ci sei mai. Per me non ci sei mai. Io ti chiamo la mattina e non ci sei. Amore, ti chiamo la mattina e non ci sei. Ti chiamo la sera e non ci sei. Io sono sempre, devi stare zitto, mi devi far parlare. Che cosa gli sto a fare il trasferimento? Io qua non voglio stare più, capisci? In quella temperatura io sto morendo. Sto morendo dentro, Peppino mi sta uccidendo. Io non ce la faccio più. Sto un po' esaurita. Ma non si vede proprio, amore. Che ci sono scritti tutti gli attori, quindi non le devo dire. Tutti. Quindi, eccoli là. Guarda, anche qua c'è tutto proprio qui, c'è anche tutte facciamo la in tempo a leggerli, sì. Tutti. Senti, ma è divertentissimo, ma si arrabbiano tutti, ma sì. Che c'hanno? Sta giusto un po' esaurita lei. Sì, sì, lei Luana Pantaleo è bravissima con Ivan Castiglione. Quindi qui con la compagnia del Nest avete fatto questa è la compagnia del Nest e in più appunto ci sono c'è Irene Grasso che è un'attrice napoletana che fa parte di un'altra realtà molto importante che è il Nuovo Teatro Sanità, che è come dire un nostro cugino del centro di Napoli che ovviamente lavora anche il Nuovo Teatro Sanità in un luogo certo, difficile sensibile. E fa un lavoro molto simile al nostro e lo spettacolo è tratto dal film di Totò La banda degli onesti esattamente. Avete... noi però l'abbiamo appunto perché l'abbiamo riscritto con Diego ha voluto che ci fosse la dicitura una spericolata riscrittura di Diego De Silva e Giuseppe Miele Di Mauro perché dice cioè l'idea di mettersi a riscrivere la banda degli onesti è da spericolati capito? Da pazzi sì, però ci siete riusciti alla però grande siamo riusciti e anche qui abbiamo provato a lavorare agganciati alla realtà, diciamo a quello che ci circonda, perché è la storia di questi due disperati che sono Tonino e Peppino, che sono dei laureati che non trovano lavoro e che quindi sono costretti uno a rilevare la portineria del padre, l'altro la tipografia del padre, quindi insomma di c'è la memoria, tipografia, insomma, la tipografia. Però non fanno nessun banconota. No, cosa succede? No. Che a un certo punto il ragioniere Casore, che è quello lì che distribuiva io nel video. Tra il pubblico. Esatto. E arriva lì e dice, ho un cliché per falsificare una banconota da 10 euro. Che volete fare? E quindi noi ci siamo chiesti, cosa succede? Cioè, cosa fanno due disperati oggi? Se gli viene offerta una possibilità del genere, se c'hai Equitalia sul groppone, se c'hai le finanziarie, il mutuo, stai perdendo la casa, stai in difficoltà, non hai lavoro, no? Che succede? Cosa fanno? E che cosa fanno? No, cioè, lo spettacolo andrà in scena l'anno prossimo, insomma l'anno prossimo andrà in scena a Napoli, andrà in scena a Torino, andrà in scena un po' in giro per l'Italia, quindi un po' insomma, da vedere. E il lavoro con Diego è stato meraviglioso perché lui è, come dicevo prima, un altro fuoriclasse nella sua semplicità. Perché esatto, poi è così descrittivo ma è semplice. I fuoriclasse sono... rendono le cose semplici come quelli del calcio, no? Cioè voglio dire delle magie sono quando vedi che una cosa semplice sembra che le puoi fare anche tu sì e invece no è quello che è bravo e invece è quello che è straordinario che straordinario. Che bello. Con Diego continueremo questo rapporto perché c'è l'idea di fare una trilogia su Totò quindi che è cominciata con appunto con gli Onesti e la banda continuerà con altri due spettacoli che faremo in collaborazione. Già avete idea di quali saranno ci i testi stiamo pensando da abbiamo, stravolgere come sì, detto abbiamo, prima sì abbiamo diciamo una rosa di film appunto di Totò su cui vogliamo lavorare però non abbiamo ancora deciso sappiamo che lo faremo in collaborazione con uno con il Teatro Diana di Napoli e l'altro con La Pirandelliana che è una produzione romana diretta da Valerio Santoro e Maurizio Costanzo. Ah, Maurizio sì. Costanzo, bene. La Pirandelliana, sì. Bene. Questo qui invece è coprodotto da noi come compagnia Nest, mm-hmm. che ci saremo anche negli altri due, e Casa del Contemporaneo,
che è una produzione di Salerno. Di Salerno, quindi sempre campana. Sì, sempre campana. Lasciamo De Silva e andiamo praticamente a un altro spettacolo che hai fatto insieme a Mario Martone. E qui diciamo il fortunato diventa superlativo, diventa fortunatissimo, diciamo. Sì. Guardiamo il trailer del Sindaco del Rione Sanità, sì. Poi ci facciamo una bella chiacchierata anche su questo, guardiamo. Conosci la mia natura, io sono un uomo sincero. Ti ho domandato soltanto se hai deciso. È stata lui, sarà la mia vita. Scorda tu nome da donna barracana, ma se tu ricordi, prima mi sparò, e la venne a cercare per messa a me. Sui delitti e sui reati che commettono gli ignoranti, si muove viva di te la macchina mangereccia della città. Io sono un uomo onesto, un lavoratore, rispetto la legge e mi chiamo Arturo Santamina. Certo, si capisce la mia decisione di mettere in imbarazzo. Se non io che sapisci che si può fare la carogna, no! Che bello, eh? Questo anche è qui... davvero un bello spettacolo, sì. Questo qui è in scena fino al 18 marzo al Teatro Bellini, al Teatro Bellini di Napoli e sarà anche a Benevento, certo, il 20 al Teatro Massimo. Al Teatro Massimo, quindi sì. Non ve lo perdete, il 20 marzo al Teatro Massimo di Benevento ci sarà. Unica data, quindi. Unica data, infatti, sì. Quindi non ve lo perdete davvero. Sì. E allora Giuseppe, questo com'è stato anche lavorare con Martone? Insomma, lavorare con Mario è stata un'esperienza incredibile perché poi sai, stare proprio al suo fianco, quindi avere la libertà di esprimersi, ma soprattutto avere il grande privilegio di rubare. Erano tutti i giorni di prova, erano delle grandi lezioni di teatro, cioè nel senso... questo è un progetto bello, anche romantico per noi, perché praticamente è uno degli ultimi testi di cui Luca De Filippo ha ceduto i diritti prima di morire. Quindi noi lo incontrammo, io e Francesco Di Leva lo incontrammo al Teatro Agusteo, lui era molto stanco, era molto... insomma lui ci augurò buon lavoro, ci disse mi raccomando, credo molto in voi, qualche giorno dopo finì. Quindi ci ha lasciato questa cosa, sì, che noi sentiamo molto, cioè la sentiamo molto, sì. Cioè sentiamo di dover a lui qualcosa. Capito? E quindi... Ma sicuramente insomma c'è nel sì, c'è. Ed è bellissimo che appunto sia Mario Martone, perché noi come compagnia Nest che abbiamo avuto l'idea appunto di fare questo spettacolo e soprattutto abbiamo avuto l'idea di trasformare il sindaco eduardiano, che è un settantenne, no? Certo. In un quarantenne, quindi legarlo a quelli che sono i boss attuali, certo, no? Certo, l'hai attualizzata. L'abbiamo attualizzato moltissimo e siamo andati da Mario che ha voluto appoggiare il progetto Nest e ovviamente la sua presenza all'interno del progetto Nest, di questo progetto Nest, ha fatto diventare, come dire, questo spettacolo e il Nest, la compagnia Nest, sicuramente ha impreziosito, ha dato un valore enorme. La bellezza anche, finisco, di questo progetto è che è stato sostenuto da Carolina Rosi, che era la compagna di Luca, sì. E quindi è prodotto da LDF, che è la compagnia di Luca De Filippo, e dal Teatro Stabile Torino, insomma, che era Mario, e da noi Next. Sì. Ricordiamo quindi fino al 18 a Napoli, Bellini e il 20 di marzo a Benevento al Teatro Massimo, quindi andate poi, perché sicuramente... Sì. Poi andrà in giro, sarà a Roma, sarà ancora a Torino, insomma l'anno prossimo ancora continuerà, è stato un mese a Milano, insomma è uno spettacolo che ci sta dando un sacco di soddisfazioni. E tante soddisfazioni te le sta dando anche questo libro, che questo è mio figlio. Questo è tuo figlio, sì. La strada degli americani. Allora sì. Abbiamo 5 minuti, dici un po', ma che cos'è questa strada degli americani, dove ci porta?
dove ci porta. Insomma, questa strada veramente personalmente mi sta portando in luoghi meravigliosi. Mm-hmm. E la storia è tratta da, appunto, da una storia vera, anche qui, che mi è stata raccontata, perché due ragazze qualche anno fa sono state inseguite su questa strada, che appunto è la strada degli americani, che è poi la circonvallazione esterna di Napoli. Sono state inseguite per 14 km senza un motivo reale, ma un inseguimento vero, un inseguimento fatto di tamponamenti, hanno provato a mandarle fuori strada. Ti dico solo che la macchina delle ragazze aveva 13.000 euro di danni. Mamma mia. Quando, cioè, praticamente era da buttare. Da buttare, sì, certo. A vetri rotti, insomma, veramente. E quindi io cosa ho fatto? Ho immaginato cosa potesse spingere queste persone a inseguire. E quindi, diciamo, questa storia vera è il centro del libro, ma intorno a questo inseguimento ho immaginato chi potesse esserci in quella macchina, ho raccontato un po' la vita di queste ragazze che erano in questa macchina, ed è un po' come è un po' come le facce di Napoli, no? Napoli è una città unica, in cui in questa unica città ci sono tante facce, quindi io ho provato attraverso questa storia a raccontare un po' di facce di Napoli, certo. Come faceva Edoardo, no? Che attraverso una famiglia, no? Con i suoi testi raccontava un universo. Ci sono delle cose da dire sul libro che però non possiamo dire, perché possiamo riguardano dire dei progetti molto belli. Noi ti facciamo in bocca al lupo. Grazie. Una cosa, non la possiamo proprio dire, diciamo che il libro prenderà altre forme. Il libro prenderà altre forme, altre forme, però non ne possiamo parlare. E dicono però di te, Maurizio De Giovanni, dice: un romanzo forte, dal ritmo incalzante, i personaggi sono disegnati talmente bene che vi sembrerà di sentirli parlare. Io direi semplicemente, certo, che devono andare in libreria e se lo devono leggere. Sì, questo è un libro che sta piacendo. Io sono piacendo. Molto contento, sì, perché poi sai, quando tu lo scrivi, non sai mai come. No, giustamente, nel momento in cui finisci di scrivere, il libro non è più tuo, il libro è di chi lo legge. Di chi lo legge. E quindi il successo, o comunque, come dire, la fortuna di un libro è di chi lo legge. Non è di chi lo scrive, cioè è anche di chi lo entra dentro queste pagine. Però è di chi lo legge e se ne innamora e ne parla, perché poi il passaparola è fondamentale per i libri. Certo. Giuseppe, io intanto vado a leggere. Certo. Io me lo rileggo. E tu te lo rileggi. Sì. E intanto grazie per essere stato con noi. Grazie. E ci vediamo nella prossima puntata di Facce e di Profilo. Ciao. E noi ci leggiamo, Io me lo rileggo. Perché comunque mi ha fatto anche la dedica, vedi, tutto. Devo solo leggerlo. Sì.